Ci sono. Buongiorno, ciao a tutti. Un attimo, intanto aspettiamo che adesso si colleghi. Ok. Se c'è qualcuno che... Certo, io in regia sono tremenda proprio. Sono tremenda. Allora, ragazzi, abbiate un attimo di pazienza. Non so se sono io. Allora, questo, ma ok. Intanto, chi si collega? Chi si è collegato? Io non riesco a vedervi, infatti sto spippolando sul telefono, non perché sono maleducata, ma perché sto cercando di collegarmi a Facebook per vedere chi si è collegato. Vi chiedo, nell'attesa che arrivi il nostro principe azzurro, di dirmi se uno mi vedete, due mi sentite. Ecco, è arrivato il nostro principe azzurro, adesso lo faccio entrare. Vediamo se funziona. Io non capisco perché mi ritrovo. Cucù! Oh, del Gesù Santo! E che c'è? Che E che c'è? c'è? Nulla, non c'è nulla. È che ti Non avevo funziona inserito nulla, prima. strano, Esatto, strano. quando sono in regia io è sempre un delirio. Allora. Ci sa 74 software, io e l'analista, siccome siamo un bel team, le abbiamo entrambi, cioè noi potremmo usare un software in due, invece Fammi usiamo fare un ognuno po' su. di prove. Io voglio Ognuno fare su. così. Io oggi voglio fare così. Ok, Ah, così. faccio così. Non tu me lo metti il bollino in testa oggi, Oggi non te lo metto. neanche Allora, uno. senti. Che si fa? Oggi abbiamo un tema molto molto importante. Eh sì. E chiedo alle persone che ci seguono in diretta se Chi per è? favore vi cliccate sul link che vedete sopra. Ciao Serena. Cliccate sul link che vedete sopra il video e date permesso a Be Live di vedere il vostro nome e cognome. Così che quando poi voi scrivete, noi qui nella piattaforma, perché altrimenti devo guardare il cellulare qui, ok? Che lo faccio, non è un problema, però non è molto bello. Ok, allora grazie Serena per il feedback. Serena, te sei dei nostri stasera? Certo. Certo, ci manca altro. Allora, Serena a iniziamo. mille. Iniziamo con una super news. A parte che avete visto, andiamo in televisione? No, Cioè. l'hanno visto perché l'unica volta ho provato a dirlo e ha detto zitto, zitto, non si può dire ancora. Ah no, però il gruppo l'hai scritto già. Cioè, ho pubblicato un post, andiamo in È vero. televisione. Io adesso avremo una nostra rubrica all'interno di un canale televisivo, in uno studio televisivo bellissimo a partire da settembre e intervisteremo piccoli, medi, grandi imprenditori. Che dovremo selezionare da qui a settembre. Ho un corno la Barbara D'Urso. A noi ci fa un corno la Barbara D'Urso? Io volevo fare tronista, mi hanno Assolutamente. fatto fare programmi seri, volevo fare tronista. Noi invece andremo a parlare delle imprese in televisione. Bene, allora, detto questo, ma che Bene, fai? Ma ragazzi. sei No, mi stavo ingrugnito? pettinando le sopracciglia. Ah, ok. Allora, poi oggi super topic, ma prima di inserire il super topic di oggi, vorrei anche condividere un'altra bella notizia. Scusate, mi sono messa anch'io l'apparecchio di Alessio, non lo stesso, Non ma esatto. non lo stesso, però anche io. E quindi parliamo che sembriamo due Perché paperi. noi non condividiamo i software, ma l'apparecchio sì, ce lo condividiamo, si usa, ci si passa. Quindi perché così quando andremo in televisione avremo i denti tutti belli e dritti. Col Bene. cavolo, te lo levi prima della televisione, io no. Bene, bene. Allora, quindi stasera partono dei super webinar di big business dedicati al settore fotografico. In autunno, insomma, a fine estate, partirà probabilmente un'academy settoriale anche quella, sempre di big business. Insomma, piano piano, zitti zitti, noi le cose le stiamo facendo e quindi siamo molto contenti. Bene, allora, dimmi Ale. Volevo dire che abbiamo cercato di fare dei gruppi settoriali più che altro perché magari si conosce meglio anche il contesto generale, tutti quanti, eccetera, eccetera. Ma non ci dimentichiamo che comunque le regole base vanno bene per tutti i settori.
noi abbiamo voluto dare un taglio di un certo tipo, perché magari affronteremo anche qualcosina di tecnico, delle cose specifiche, eccetera, eccetera, ma quando si parla di questa roba qua è trasversalmente adattabile a qualunque tipo di attività. Chiusa parentesi. Assolutamente. E poi allargo un attimo questa parentesi dicendo che Big Business comunque nasce non per settori specifici, ma per tutti, quindi dal negozio che vende le scarpe al bar, al parrucchiere, al fotografo, eccetera, eccetera. Ciao Lorenzo, ben arrivato. Ci sei stasera, Lore? Speriamo di sì. Vorrei vedere se non c'è Lorenzo. Esatto. Quindi, ok, basta tutti questi annunci, queste news di per cominciare, partiamo. Oggi continuiamo con analisi di un metodo di vendita. L'altra volta, lunedì scorso, sempre con Alessio, abbiamo fatto i primi passi, cioè approccio, indagine. Oggi entriamo nei seguenti passi, ovvero una volta che avete una persona che è entrata nel vostro negozio e che voi siete riusciti a identificare un po' más o meno la sua personalità, quindi come dovete approcciarvi con questa persona. Se non sapete da dove partire, partite dal mio libro che ve lo spiega da capitolo da 1 a 5, poi quegli altri sono, diciamo, optional, però 1 a 5 ve lo spiega. Quindi fate un bell'approccio, poi andate in indagine, ovvero andate ad indagare quali sono i bisogni, quali sono le motivazioni, quali sono gli obiettivi, perché questa persona è qui, quanti altri fotografi o negozi ha già visitato. Quindi dobbiamo diventare degli esperti a fare delle domande, specialmente per le persone che hanno un profilo, una personalità un po' più riservata, un po' più, non dico timida, però che sono un po' a disagio a fare domande. Qui c'è un vero allenamento da fare, cioè noi dobbiamo diventare esperti investigatori dei bisogni dei nostri clienti. Bene, questa roba qui l'abbiamo detto tutta la settimana scorsa, e se volete consigli su libri da leggere a parte il mio, ce ne ho una caterva, basta che mi chiedete e vi metto tutti i titoli. Lucia, fai proprio bene. Lucia, vedi che... Allora, stasera noi facciamo questi webinar per i fotografi, e qui quelli che ci stanno seguendo sono tutti fotografi alla fine, perché noi i fotografi siamo molto vicini. E la Lucia ci dice che stasera lo fa seguire anche al suo compagno carrozziere. Fai proprio bene, gli farà un gran bene anche a lui. Allora, Ale, quindi una volta che abbiamo fatto approccio, abbiamo creato un po' di rapporto, un po' di relazione con il nostro cliente o prospect, non ancora cliente. Abbiamo capito di cosa ha bisogno. Cosa si fa? Glielo dici? Oddio, non ti si sente più? Aspetta. Colpa mia, perché stavo facendo dei rumori e mi rendevo conto che davo fastidio. Chiediamole a loro che cosa fanno dopo. Ok, va bene, giusto, così, giusto. Perché, Lorenzo. Allora, intanto vorrei sapere se queste due parti le fate o non le fate. Cioè, voi fate un approccio per mettere a proprio agio il vostro potenziale cliente e poi lo andate a, diciamo, andate a fare un'indagine con delle domande, cercando di conoscere più cose possibile, o addirittura sapendo che, guardate, anzi, questo fa già parte un po' della stimolazione. L'indagine preventiva che voi dovreste avete dovuto fare, anche avreste dovuto, no, non questa parete, avreste dovuto fare anche precedentemente all'appuntamento, perché tanto, allora è chiaro che se io vendo scarpe, entra uno e vuol comprare le scarpe, non è che io gli dico ora vai via perché io voglio vedere chi sei, poi domani quando torni, no. Ma ad esempio nel caso dei fotografi o di appuntamenti, che ne so, io devo comprare l'arredamento della casa e magari fisso un appuntamento, se mi chiedono dei dati possono fare indagini su di me, ad esempio sui social network, per esempio, ok? Oppure faccio magari quelle 3-4 domande anche per telefono prima di fissare l'appuntamento, che mi possono poi aiutare nella fase successiva. Ma comunque io faccio delle domande anche quando li ho lì, perché comunque potrebbe arrivare un cliente che non aveva appuntamenti, ipotizziamo la peggiore delle ipotesi, e questa persona inizia a parlare, ad raccontarmi delle cose che
che gli ho chiesto io, ovviamente, quindi il famoso perché, ma cosa ci devi fare, ma dove devi andare, ma quanto è importante per te, ah, ma perché vuoi fare questa cosa, eccetera, eccetera. Questa è la parte di indagine, ok? Dopodiché cosa si fa? Dipende a chi ho davanti. Ok, facciamo un esempio. Perché poi non è che dipende a chi ho davanti, però è chiaro che dirò cose diverse, ma in base a cosa? Cioè, dopo aver fatto approccio e indagine e ho capito delle cose, qual è la fase dopo? Cioè, cosa cercherò di fare io dopo? Vediamo di rendere interattiva questa diretta, dai. Faccio alcune domande. Ok, questa è la parte di indagine, ok? Confermi la parte di indagine. Serena, hai detto che dipende a chi hai davanti. Ok, in che senso? Se puoi scrivere magari, perché ovviamente dipende sì da chi ho davanti, se no sarebbe stato inutile che io avessi fatto tutta la parte di indagine, se mi dovessi, se mi comporto uguale davanti a tutti. Io vario, mi piglio fai il culo, Annalisa. Non mi scrivo mia libri io, eh. No, guarda, io c'ho la seconda elementare, poi sono andata in giro per il mondo e quindi io... della serie parlo come mangio. Oggi non c'ho la magliettina della Vecchina di San Moro, però o sta armo, ecco, siamo a quei livelli lì, andiamo. Allora, c'è scritto trovare la soluzione che più fa al caso suo. E questa è sempre indagine. Trovare la soluzione, cioè, diciamo, durante l'indagine la capisco, ma nel momento in cui la trovo, io gliela propongo, giusto? Bene, però quando sei in fase di proposta di soluzione, sei già quasi in chiusura. In mezzo cosa si fa? Perché Io lo se uno so, di... io lo so. La Cosa, davvero? dico io, Madonna. la dico io. Ce lo dice Annalisa, dai, ce lo dice Annalisa. Perché comunque... Ora Vediamo che ci siano più scrivo un step, no? commento, aspetta, Scrivo un commento. ora scrivo un commento. Oggi, come la oggi. Oggi l'ho così, che ti devo dire? Sarà Sarà parecchio, l'apparecchio, vedi? mi stringe i denti, il Vabbè. cervello. O gli faccio vedere la cosa più figa che ho do più opzioni. Ok. Questo diciamo, ok, Serena, sei già in... Serena, aspetta, aspetta, Serena. Aspetta. Allora, ti faccio vedere la cosa più figa che ho. Mi rendo conto che fare questo tipo di interazione con dei messaggini è complicato, quindi ti faccio una domanda, per capire meglio. Faccio vedere la cosa più figa che ho, significa che tu prendi la cosa più figa che hai, che combacia quello che vogliono loro. Giusto? Cioè è la cosa più figa che corrisponde ai loro bisogni, giusto? Ho capito bene? Mi dai una conferma? Bentornato Lorenzo, bravo. Perché la parte, quando una volta che abbiamo capito quello di cui a loro hanno bisogno, effettivamente dobbiamo andare in cerca di una soluzione. Adesso gli dobbiamo dire bene, fantastico. Io ho quello che ti serve, se ce lo abbiamo, se no non è che ce lo dobbiamo inventare. Ma prima, grazie Serena, giusto, ok. Ma prima di questo c'è un altro passaggio che a volte mi dimentico anche io di fare, ma è gravissimo quando ce lo dimentichiamo. Perché non andiamo a motivare, a stimolare, a solleticare molto bene il bisogno della persona che abbiamo davanti, ok? E quindi la persona non connette, a parte questo tipo di analisi, vi dico che quando voi imparate a fare veramente delle domande aperte, induttive, deduttive, riflessive ai vostri clienti, sappiate che loro non sono abituati a parlare così con quasi nessuno, a parte i consulenti. Se no, la gente normale non parla così, cioè quell'ascolto così dettagliato e profondo non glielo dà nessuno. Quindi, se voi diventate dei maestri della comunicazione, l'arte di fare le domande proprio, succede che poi questa persona entra in una connessione sempre più profonda con voi. Ecco perché chi insegna PNL, comunicazione, può facilmente farsi la reputazione di manipolatore. Perché effettivamente se te crei uno spazio pulito, sacro con l'altra persona, te questa persona sei capace di portarla dove vuoi. Ovviamente non è questa la vendita che noi facciamo, perché la dobbiamo portare a soddisfare quello che lei vuole.
non dove vogliamo noi. Però è grazie a questa profonda connessione che si crea con un'altra persona che il venditore riesce poi a far fare quello che vuole il venditore. E anche per questo che i venditori hanno una cattiva reputazione, perché sono molto bravi a creare queste connessioni di finto interesse. Noi ci piace il vero interesse, ok? Il sincero interesse. Cioè, io per questa mezz'ora che parlo con te, cazzo, sei la persona più importante della mia vita in questo momento. I tuoi bisogni sono i bisogni più importanti. Ma ritornando a, prima di andare a presentare la soluzione che combacia con i bisogni, cosa bisogna fare? Dai, proprio per dare un po', per solleticare la persona. Cosa bisogna fare secondo voi? Oh, e ci sono 9 persone collegate, santa Madonna. Qualcuno risponda. Anche così, cioè, azzardate. Se non avete mai studiato tecniche di vendita, non importa, andate di pancia. Cioè, dite una cosa, quello che vi viene in mente. Comunque, io per andare in televisione questo coso me lo levo, perché si parla con te in televisione, si fa delle figure. Ho risaputo un'altra volta. O Alessio. Allora, mettere l'urgenza, Serena chiede, brava Serena. Allora, mettere l'urgenza, ni, ok, ci stiamo avvicinando. Rifaccio la domanda per Lorenzo. La domanda è, come fai tu, Lorenzo, una volta che hai capito i bisogni di chi hai davanti, quindi bisogni di tipo, cosa vuole, quanto vuole spendere, quando, la scadenza, la temporalità, il perché, quindi tu hai capito tutte queste cose. Prima di dirgli, sì, perfetto, allora guardi, questo costa 9,90, questa è la soluzione, oppure questo costa 11,50, però questo è in pelle, figo, eccetera. Ok, questa è la soluzione. Ma prima di fare questo, cosa fai? Cosa fate? Guardate, questa è una fase che è importante. Eh sì. Importante perché la parte di presentazione della soluzione è la parte più breve, perché io ti potrei elaborare su tutto e a un certo punto dico: perfetto, questo è quello che fa per te. Eccolo qua. Viene questa cifra, ha questi vantaggi, ha questi svantaggi. Questi... Bene, facciamo, ci Oh, vediamo. ce Ok, l'abbiamo. aspetta. Aspetta. Perché? Perché questo, una volta che io ho tutte le informazioni e lui è lì, e tu gli dici, eccolo, lo prende, fine. Quanto dura quel momento lì? Un attimo, ma prima si parte da una roba che ha tanto bisogno di tanto tempo, poi un po' meno, poi un po' meno, e la parte della presentazione è veramente 2 minuti, ok? Se io veramente sono un cecchino, ok? Detto questo, quindi c'è una parte in cui io chiedo, no? Ma nel momento in cui chiedo, lui risponde. Lui risponde alle domande, tira fuori delle cose, racconta, eccetera. Ma in quel momento lui è predisposto all'acquisto? Mentre risponde alle mie domande? E cos'è che lo predispone all'acquisto? Il fatto che gli faccio vedere il prodotto? No, perché ancora non è arrivato al dire: ok, dai, dai, dammelo, coi soldi in tasca. Con la mano in tasca, dai, dai. Ok, cos'è che lo porta lì? Allora, abbiamo la Tatiana, grazie Tatiana, che dice capire il valore che lui dà a quella cosa. Siamo molto vicini, siamo molto vicini. Lorenzo dice, devo fare una domanda o faccio un'azione? Sempre domande? Siamo sempre nelle domande per ora. Domande o O comunque dire. Azione che comunque potrebbe essere, tipo lo prende a bastonate, non lo so, mentre l'attacchi dorme, al gli muro. sfili il portafoglio di tasca senza se ne accorga. Poi abbiamo anche la Sara. Ah, ciao Sara! Ciao tesoro! Vabbè, Sarai io. vedete. Sara Bettella, quella di Non ci Schio. posso credere. Sì! Che Ciao fa il Sara, lavoro più figo del mondo. allora spiega, sì, lei fa veramente un lavoro figo. Sara Bettella, andate a guardare il suo profilo, lei fa una roba Mi arriverà una maranga di lavoro da questi disgraziati qua, fotonica, veramente. secondo Lei, se voi pensate che io sono autistica e Rottermeier, andate da Sara e lei vi mette a posto tutta la vita, è una roba incredibile. Sara, allora spiegare cosa posso fare io. Quella è la soluzione.
Quella è la soluzione, siamo nella soluzione, c'è un passaggio prima e guardate, è un passaggio bastardo, perché è molto subdolo, è molto così, en passant. Non è come approccio, indagine, dove si sta un sacco di tempo, qui è proprio, proprio due o tre domandine, tac, 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 e poi si va in soluzione. Io dai. Vorrei confermare il prodotto scelto. Se lo ha scelto, ma il prodotto non è mica scelto ancora. Ancora non l'ha scelto. Tu non hai parlato del prodotto. Tu hai chiesto... Io non gli ho detto, guarda il tuo bambino, ti faccio io tutto il, come si chiama, il nativity, quello lì, non gli c'è. Newborn. Il newborn. Anche nel caso di voglio acquistare un abito, no? Tu mi hai chiesto per cosa serve, quanto è importante per me quell'evento, ah ma accidenti, ma ti sei c'è la laurea di tuo figlio e porca miseria, ma che bello, anche mio figlio si è laureato 7 anni fa, in cosa? In scienza dell'educazione, l'educazione, che meraviglia, che mondo fantastico, blim blum blam bla. Dopodiché arrivo a cosa? Lì sto chiedendo, no? Ho fatto indagine, vabbè dai, andiamo, tanto avete già smosso la materia grigia, siete... No, sono bravi perché sono... Riconfermo le sue risposte. Molto fochino. Allora, bravo Lorenzo, qui siamo molto vicini. Allora, riconfermo le sue risposte, esattamente, mi allineo alle sue risposte. Io ti dico, gli ribalto le sue, cioè gli faccio vedere le sue risposte da un'altra angolatura. Cioè lui mi ha detto, siamo in un negozio di vestiti. C'ha la laurea. Abbiamo fatto approccio, abbiamo creato empatia, abbiamo no Davide, quella siamo nella soluzione, qui siamo un pelino prima, quindi abbiamo una madre che deve andare alla laurea del figlio, un figlio unico, laurea super fotonica, tutti molto emozionati in casa, vengono parenti da lontano, parenti del nord, industriali, di un certo ceto sociale, tutte queste cose voi le avete scoperte nell'approccio indagine, eh? Ok? Per questo io ve le sto dicendo, perché voi queste cose le dovete sapere. A questo punto la signora, voi percepite, siccome siete un bravissimo tecnico del vostro settore, conoscete i vostri clienti, cominciate a percepire che questa signora è un po' in soggezione da questi parenti che vengono da lontano, il primo figlio che si laurea, bla 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 bla, bla grandi aspirazioni, grandi aspettative, bene, bene, bene. Ciao Aldo, ciao Walter. E voi cosa gli dite? Senta signora, ma per lei, ma quanto importante è fare una bella figura, essere la più bella alla laurea di suo figlio? Così quasi da far capire ai suoi parenti del nord che la classe non è acqua e che uno se ce l'ha da dentro, ok? E questa, in base al quadro che io ho fatto, la colpite nel cuore proprio, in senso buono, dice cazzo, questo mi ha capito proprio, ha capito che io ho pure la bassa autostima e che mi devo far valere di più davanti ai miei parenti. E quindi dite, senta signore, allora, lei ti dirà, sì, infatti, no, io devo fare proprio bella figura, perché guarda, c'ho già l'ansia, mi viene la tachicardia a pensare che devo rivedere la mia cognata, la mia suocera, la mia cosa, eccetera. Bene, signora, non ci sono problemi. Io ho l'abito perfetto per lei, anzi, ne ho tre. Tre che sono tutti e tre perfetti, quindi adesso andiamo, li proviamo, lei se li prova, gli do le scarpe, gli do degli orecchini, poi ovviamente lei avrà i suoi, cioè... A quel punto lì gli fate fare la passerella, avanti e indietro, avanti e capo numero uno, modello Giuditta, modello eccetera eccetera. Bene. Vuoi che un capo lei non te lo prenda? Di questi tre? Lo prende per forza. Perché uno vi ha raccontato tutta la sua vita. Due, voi avete capito tutti i suoi traumi, le sue turbe mentali, le sue paure emotive, eccetera. E avete connesso su quel piano. Cioè, la volete rendere la mamma più bella a quella benedetta laurea. E lei quello aveva bisogno, perché fondamentalmente i nostri clienti hanno tutti bisogni emotivi dietro a richieste materiali. Cerco un vestito. In verità cosa sta cercando? Autostima e sicurezza. Ok? Cioè... Però noi queste cose, ma io per prima, cioè io faccio questo di lavoro ogni giorno, perché quando io vado in consulenza dai miei clienti, io devo capire i loro bisogni emotivi dietro alle richieste concrete materiali o le lamentele che loro mi palesano.
Quindi io lo faccio ogni giorno questo lavoro e vi dico che è molto difficile, nonostante io lo faccia ogni giorno, perché se io non sono centrata, cioè la mia mente non è pulita, non è sgombra, non è, e io non sono lì presente con questo mio cliente, io non lo capisco il bisogno emotivo, cascato tutto, non lo capisco il bisogno emotivo, perché è sottile. Quindi se noi stiamo davanti, perché vi dico questo? Perché se noi siamo in un negozio, entra una cliente, la lascio guardare, quindi non faccio approccio, non faccio in già, mi guardo il cellulare, poi magari lei mi viene a chiedere una cosa, io sto a spippolare su Facebook, oppure mi rispondo al telefono, oppure mi metto a mettere a posto il magazzino, e non c'è la presenza lì. Cioè lì non c'è, lì noi non ci siamo, quindi sicuramente noi non capteremo i bisogni emotivi del nostro cliente. Allora, vedo che c'è un... oggi ce l'hai con il nord, dice Elio. Ciao Elio! No, non è vero, io amo il nord, io sono molto nordica, anche più nord del nord Italia. Allora, Serena dice, ma non fa parte dell'empatia? Vabbè, allora Serena, certo, assolutamente sì. L'empatia è, se tu vuoi, il colore che permane tutta la vendita. Da quando gli sorridi e gli dici benvenuta nel negozio, ben arrivata, posso offrirle qualcosa, a quando le prendi i soldi, la ringrazi, la saluti e la fai ritornare in negozio con la figlia, la nuora, la suocera, chi ti pare. Cioè l'empatia non è una fase sola, perché l'empatia è quello che ti tiene connesso alla persona che hai davanti, quindi sì. Allora, la Tatiana chiede, riportato ad esempio a una sessione fotografica, qui faccio parlare il nostro esperto fotografo. Guarda, in realtà non è questione di prodotto o di servizio, in realtà noi bisogna, perché poi, anche quello che ha detto Serena è giusto, però l'empatia è una caratteristica della persona, quindi noi dobbiamo avere empatia, cioè essere empatici nei confronti dell'altro, ma l'azione che dobbiamo fare non è empatizzare, non esiste, no, l'azione empatizzare. In questo caso l'azione che diceva Annalisa è la stimolazione, stimolare, ok? Perché? Perché nel momento in cui io vedo una persona, faccio l'approccio, io ripeto un attimino, perché mi piace. No, 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 ripassiamo. Approccio. L'approccio è una persona entra, ci scambio due parole, magari l'ho già vista sui social, ho visto che va allo stadio, ripeto l'altra volta, oppure che gli piace andare sempre al mare e dico, ah, tra poco si inizia ad andare al mare, anche a me piace tanto il mare, ho visto, voi vi piace il mare? Chiaramente se vedo che c'ha tutte foto in montagna non gliela faccio sta domanda, perché non vado in empatia lì, vado in contrasto, ma per l'amor di Dio a me il mare fa cagare, no, ma se vedo sempre al mare, e dico, ah, fra, meno male, è arrivato il caldo, si va un po' al mare. Io già così l'ho conquistata per certe cose. Cioè, inizio a agganciare degli interessi comuni che fanno avvicinare una persona a me, ok? Sì. Questo è l'approccio. E non si parla di niente, si parla di noi, di loro, del fatto che buon profumo, che bello, oddio, che qualunque cosa che riesca a agganciare la persona in quanto persona. Dopodiché, indagine, domande aperte, domande per fare indagine anche sul motivo della loro visita, chiaramente, ma che spaziano, cioè la domanda non deve essere, volevo fare un servizio fotografico, ok, che servizio? Perché stai già parlando del prodotto o del lavoro. Ma per cosa è il servizio? Ah, per una bambina. Ah, una bambina, accidenti, complimenti, ma quanto ha? Ah, un mese, perché magari non è un newborn, ma è un altro tipo di servizio. Ah, bene, un mese, ma è la prima figlia? No, c'è l'altra. Ah, ok, c'è un'altra. Ah, accidente, ma va a scuola l'altra? No, anch'io ne ho una, eccetera. E lì parlo di tutto e più. Poi ritorno un po' su quello che cercano. Devo fare le foto, ok, queste foto sono per voi, le volete anche per i nonni, eccetera. Le faccio indagini, ok? Cerco di capire più cose possibili. Poi è chiaro, se parlo di eventi, ancora meglio, dove fate il matrimonio, eccetera, eccetera. A un certo punto io ho acquisito delle informazioni, che sono informazioni che mi servono. Nel momento della stimolazione io è un po' come se facessi quello che ho fatto ora, cioè ripetere i punti cardine sul perché vogliono comprare un servizio fotografico. Ah, quindi mi sta dicendo che è la laurea del suo unico figlio? Accidenti.
e mi sta dicendo che sta cercando questa cosa per ricordarla negli anni, cioè quando lui sarà magari papà lo farà vedere a suo figlio l'album della sua laurea, giusto? Caspita, è una cosa importante questa. Lo faccio ragionare, lo stimolo su quello, cioè vado a potenziare quello che è, quello che vuole lui, su cose che magari lui non gli ha neanche, non ci ha neanche pensato che quel libro che lui farà, esatto, lo avrà tra le mani suo figlio o addirittura il figlio di suo figlio, e dirà: questo era mio nonno quando si è laureato. Non ci pensa, ma io ce lo porto stimolando su questo. Certo, okay, se quello mi ha detto: guarda, devo fare le foto a quella testa di cazzo del mio figliolo che si laurea, se Dio vuole, guarda, almeno non vedo l'ora che vada a studiare all'estero, perché più ce l'ho intorno più sono nervoso. Vabbè, la festa la devi fare, ma non è che c'hai tutta sta roba, no? Guardi, io vengo, glielo faccio e allora lì troverò altro, no? Però ora parte la battuta. Però nel caso della sessione fotografica, farlo sognare. E poi vado anche a colpire quelli che possono essere i dolori. I dolori cosa sono? Sono quello che potrebbe succedere se non comprano da te. Senza dirglielo. Ah, se non lo fai a me, lo prendi in tasca, eh? No. Però facciamo, quindi vuoi una cosa professionale da far vedere alle persone, alla quella cerchia di persone, per, anche un po' per fare un po', no? Per fare un po' il figo, magari qualcuno non è venuto, glielo fai vedere che era una festa strafiga, eccetera, eccetera. Poi dipende, non è che usate questi termini, dipende. Se sono quelle cose che vi ha detto lui, le potete riusare e amplificare. Quindi in quel momento si stimola, si amplifica sia il bello, che è quello che gli diamo noi, che è quello che loro hanno, perché il bello in uno che ha, fa un newborn, cosa c'è di bello? Porca miseria, i primi giorni di vita di un bambino è già bello di suo, no? Però immaginatevi quel batuffolino che già tra un mese chi fa newborn veramente mi può chiedere a me e io vi do tante leve. Okay. Perché no, quando guarda, Tatiana, sono tutte persone che fanno sia maternity, newborn, fanno tutto questo tipo di foto qua. Perché voi pensate, allora non so se voi siete mamme o genitori, ma chi fa newborn come chi fa maternity, quelle con le pancione, sono cose che uno pensa che poi se le ricorda tutta la vita, no? Non è vero. Perché io ho un bambino di 10, una bambina di 7, e quando li guardo dico: ma cavolo, ma te eri dentro la mia pancia, ma come cavolo fai ora a essere così gigante? Ce ne dimentichiamo. Quindi sono veramente, quindi chi fa newborn e maternity, se vuole delle leve commerciali, io ce l'ho, come mamma ce l'ho, ve le do, ve le condivido. Scusami, vai. Quindi nel momento in cui io vado a stimolare un certo tipo di desiderio, poi vado anche a fargli vedere un po' la rovina, no? Che è quella che ha detto Annalisa. La rovina è questo, per far sì che quando c'ha 10 anni io riviva quelle sensazioni dei primi giorni, perché come ben sappiamo, io non so se è il primogenito, no, te l'ha già detto, però magari se io adesso ti chiedo: ti ricordi com'era a 5 giorni Francesco? Perché io mi devo ricordare anche i nomi un altro figlio, certo. Ok? Pensa a te che peccato, no? Se tu avessi avuto, perché sicuramente se c'ha un figlio di 10 anni e foto newborn non ce l'ha, e questo ve lo dico io da fotografo, perché 10 anni fa non si facevano in Italia le foto newborn. Io ce l'ho. Primi giorni di vita, 5 giorni newborn, eh? Ah no, okay. Avevo un anno, vabbè. Ecco, non è newborn. Vedete, il bello dell'analisa che lavora con le aziende, non conosce il settore ma ci dà tanti spunti lo stesso. Il newborn analisa si fa nei primi, ora correggetemi perché magari sbaglio anch'io perché non lo faccio, però so che si fa nei primi giorni, fino a 10-12 giorni, non mi ricordo, ok? Che sono quelle foto tutte abbatuffolati che dormono, non so se... Okay. No, quelle non ce l'ho. Però ecco, quindi magari avrà bisogno, ad esempio, se io da donna, se ho una donna davanti che vuol farsi le foto col pancione, gli dirò, e poi lo sappiamo tutti noi donne come funzioniamo, e quando siamo incinta un pochino, no? Allora anche la luce è messa nel posto giusto, perché se no rischiamo di enfatizzare quei difettucci e ci vengono fuori la pieghetta, il coso, ok? E invece noi le mettiamo a posto quelle, così ci si ricorda solo il bello, vero? Sì, ok, allora guarda qua e si va avanti. Lorenzo, allora, Lorenzo ha una cosa molto intelligente, ha detto, grazie Lorenzo. Allora, una bellissima sequenza nel mio caso posso utilizzare per servizi o prodotti di un certo prezzo. Il fotonegoziante è il settore dove la maggior parte dei prodotti è a un prezzo commerciale, cioè a basso prezzo. Una chiacchierata così non è fattibile. Aspetta, la prima parte mi piace, fino alla parentesi chiusa. Una chiacchierata così non è fattibile,
non lo dire, perché se lo dici io che ti, è una domanda, perché se è una domanda ti do una risposta, ma se tu metti il punto in fondo è un'affermazione e io sulle affermazioni non ci posso fare niente. Se invece tu dici ma una chiacchierata così è fattibile, no, io ti rispondo certo che è fattibile. Come si può vendere un matrimonio e non riuscire a venderlo a 800 euro perché sembra caro? E quindi non è il prodotto o il tipo di servizio che fa il prezzo, perché esistono penne da 30 centesimi e penne da 2000 euro, orologi da 50 euro, orologi da 50.000 euro. Esistono servizi fotografici regalati, esistono servizi fotografici altospendenti. Qualunque settore ha cose che costano poco, cose che costano molto. Certo, dipende certo. Da chi ho davanti e dal motivo per cui compro una cornice. Cosa metti dentro una cornice? Una foto fatta col cellulare? Chi c'è in quella foto? Ci sono io con mio nonno che è morto ed è stato il mio maestro di vita. Io voglio la cornice più costosa che hai perché quella persona lì mi mancherà. Sì, ma okay. Ecco, ovvio. Allora, Lorenzo, tu dici una cosa giusta. Non è il prodotto commerciale o meno. Certo, dipende. Entra uno e dice, devo fare un pensierino. Quando dice pensierino, ok, pensierino, un regalino. Ok, quanto vuoi spendere? Di cosa si tratta? Devo fare un pensierino da mia figlia che ha 10 anni, lo regala alla sua amichetta che fa il compleanno. Ok. Allora, questa persona ha in testa di spendere 20, tu con la stimolazione fai spendere 30, è già un risultato, perché se lo moltiplichi per 20 scontrini al giorno, tu fai 200 euro in più al giorno con la stimolazione. Okay? Aspetta, aggiungo una cosa. Aggiungi. Oppure gli vendi un regalino a 10 euro per il compleanno della bambina, che tanto non gliene frega niente di spendere 35, ma se fai quelle due o tre domande e ci entri in relazione, magari gli vendi un'altra cosa, che è ancora più importante, perché la seconda cosa l'ha presa per sé, mentre il regalino per la bambina magari ne faceva anche a meno di spendere quei soldi. Ma la seconda cosa che prende per sé o per suo figlio, per sua mamma o per un ca, una persona cara, invece quello è una spesa che fa con un grande cuore. Ma, e quindi è vero che non è che si può stare a fare un approccio indagine di 40 minuti in un negozio, perché questo non è fattibile, ma imparare a accelerare il processo di approccio con due o tre domande piuttosto che fare indagini con 4-5 domande in 10 minuti, un quarto d'ora, riesce a fare una bella trattativa. Poi per le cose più le cose sono astratte, quindi più i servizi sono astratti, poco tangibili e percettibili, più lunga deve essere tutta sta manfrina. Ok, certo. Se io ti devo vendere un bicchierino così, senza cannuccia, se ti devo vendere un bicchierino così, la mia trattativa, io posso anche codificare tutta una serie di domande, non quelle dell'approccio, ovviamente, perché dipende da chi ho davanti, ma quelle dell'indagine, sì, cosa ti serve, quanti ne hai, dove lo devi usare. Quindi ti vengono in mente quelle 4-5 domande e la tua indagine la fai sempre con quelle domande. Quindi cambi l'approccio, personalizzi l'approccio, l'indagine è sempre la stessa, poi metti insieme le informazioni, approccio, indagine per fare un po' di stimolazione e vai a stimolare usando la rovina che hai percepito e poi vai a proporre la soluzione. Velocissimo. In negozio Capito? Si fa molto veloce, poi è questione di allenamento, ma si fa molto veloce, si può vendere a un prezzo più alto, si può far comprare un secondo prodotto, si può... stimolare per far spendere un pochino di più. Certo è che, ad esempio, è anche vero una cosa, nel matrimonio prendere o lasciare. Nel caso del negozio una persona entra già con l'idea di comprare e io lavoro solo sulla stimolazione per tirare su. Ok? Quindi perché io devo fare approccio quando devo vendere un servizio di un certo tipo, eccetera eccetera, perché probabilmente nel servizio non è scontato che uno entri e compri. Quando da me uno entra e dice voglio comprare, mi serve una cornice, ha già intenzione di uscire con una cornice in mano. Quindi tutta la parte di approccio la posso fare con due battute, ok?
ma poi vado subito avanti perché quello è già pronto a comprare. E allora vado solo in domande sulla cornice, magari allargo un po' e poi di stimolazione. Cioè, quando vengono a comprare la cornice, vado a comprare la cornice, che foto ci devi mettere? No, la devo regalare vuota. Va bene, ok, per cos'è? Oppure, no, volevo stampare una foto e metterla in cornice. A me capita spesso questo. Ok, che foto è? Dimmi che foto è, così scegliamo lo stile, perché se è per la foto del cagnolino, c'ho quelle che sono per i cagnolini. Cioè, no, è la, sì, è la foto del gatto. Ah, guarda bellino, c'ho queste dei gatti. Però fammi vedere la foto. Ah, che bellino. Ma non c'è più, mannaggia. No, accidenti, che è successo? E ti racconta i gatti, no? Poi dopo ritorno e dico, ok, cavolo, questo gatto è importante, diamogli importanza a questo gatto, giusto? Allora, questa cornice qua è così, questa così. Io ti consiglio questa, che è quella che va di più. Riprova sociale. Guarda, è l'ultima, perché questa non faccio tempo a prenderne, le fulmino. Magari è l'ultima che è lì da 10 anni. Cioè, ok, ora, non prendere in giro il cliente. Però è chiaro che, da un certo punto di vista, noi possiamo usare tante microleve per stimolare l'acquisto, ok? Ci vuole allenamento. Però se già io conosco lo schema, mi alleno anche davanti allo specchio, ok? Oppure mi alleno con l'analisa, ci si mette qui e io faccio finta di fare cliente. Oppure venite in Academy e vi si allena noi. Oppure in Academy, ok? Cioè. Però ecco, guardate, è figo, perché quando uno usa sta roba, soprattutto quando uno è da solo, e parlando ad esempio del negozio, finisco proprio di rispondere anche a Lorenzo, ma c'è anche la Serena, c'è il negozio, che scrive tra l'altro, io mi faccio delle belle chiacchierate in negozio, così gli racconto anche dei servizi, che magari uno entra per comprare la cornicetta e lei gli racconta, devo per il mio nipote, suo nipote, la cornicetta, a Natale faccia una cosa, guardi qua, gli faccio vedere l'album delle foto di famiglia, perché a suo figlio, a suo nipote non gli regala un bel servizio fotografico? Ora l'ho semplificata, ma se scopre quella è la nonna, quello è l'unico nipote, a Natale che cavolo gli regali? Gli regali il giochino per la PlayStation, regali una sessione di famiglia, o regalagli, capito, ok? Perché tanto regalo deve fare al figlio, al nipote, eccetera, eccetera. Brava Serena. Detto questo, nel negozio noi abbiamo possibilità di fare vendite una ogni, l'analisi di 40 minuti no, però se ci chiacchieri un po' col cliente tra mettere la foto in cornice e stamparla una cosa o un'altra, ipotizziamo mezz'ora. Ok? Ipotizziamo che io ci abbia sempre gente in negozio che fa sempre quel tipo di acquisto. Io in un giorno, da 8 ore, faccio 16 clienti. Ogni mezz'ora, non posso fare di più. E allora come scalo? E io devo spendere di più. E per farli spendere di più io lavoro sullo stimolo. Ok? Questo è un po' per chiudere. Perché quando uno è pieno e dice ma io voglio aumentare gli incassi, e come fai a aumentare gli incassi? E deve alzare lo scontrino medio. Se il tempo per vendere è quello, puoi automatizzare un po' di processi, semplifichi un po', però più di tanto non puoi semplificare, se no poi dopo sgretoli anche il modello di vendita, no? E allora devo vendere di più, ok? Buono, ad esempio, ci devo mettere la foto del bambino appena nato, bene, dove la metto? La metto in camerina, ma quell'altro ce l'ha? Sì, come ce l'ha quell'altro? Vecchia, via, giù. Se ne pigli due, almeno gliela metti nuova anche a quell'altra, sarà anche geloso, ora è nato quello. Cioè, si può fare veramente di tutto con le tecniche, ok? Con la stimolazione più che altro. Sì, bene. E alla base ci deve essere veramente empatia e interesse. Ma certo. Cioè, ci deve essere veramente, cioè, voi dovete essere curiosi di scoprire il maggior numero di informazioni di tutte le persone che vi passano fra le mani. Esatto. E poi guardate, io vi dico una cosa, lo sapete perché noi vendiamo sempre? Perché noi vendiamo e aumentiamo, e nonostante l'aumento dei prezzi, che non è che aumentiamo un prodotto, questo se lo vendo a uno, non è che domattina mi sveglio, lo vendo a due, sai che ce lo vendo a due. No, lo vendo con un aumento il prezzo con un criterio, oppure cambio prodotto, non vendo più questo da uno, decido di prendere quello più figo che mi fa marginare di più. Lo sapete come riusciamo a fare questo? Perché noi davvero siamo sinceri nella vendita, siamo etici nella vendita, perché quando io gli dico porca miseria, ma è tuo figliolo, guardate, a me quest'anno mi hanno fatto girare i coglioni, scusate, tanto siamo tra di noi, si può dire, no? Girare, ma l'ho fatto girare, perché? Perché io quando vedo un genitore che si sbatte per fare il regalo alla maestra e poi ci sono altri genitori che non mettono un euro per la maestra, per il regalo alla maestra, io mi incazzo.
Ma non perché glielo voglio vendere per forza a tutti, perché dico, ma porca miseria, ma te dai 5 anni in mano tuo figlio a una maestra che non gli fai un regalo da un euro perché non la stimi? E tu gli lasci tuo figlio in mano, ma sei deficiente? Perché io ci sento quando vado a vendere, non è che me lo invento perché almeno vendono. Come quando viene uno a comprare, l'altro giorno una si è messa a piangere mentre raccontava gli era morto il gatto. Ora vi ho fatto l'esempio prima, ma non perché mi è venuto in mente, ma perché è vero, perché parlando con noi si è messa a piangere. Allora, noi ci teniamo veramente a dirgli, guarda che se metti questa ti dura di più, perché questo tipo di stampa con gli anni ti si potrebbe rovinare, se metti il vetro rischi che ti si attacchi, allora no, non la roviniamo la foto, facciamo così, fai due copie, oppure metti il pannello invece del vetro, e ok, cioè, fai due chiavette dei video trasferiti invece di una, perché se la rovini poi dopo devi rifare il lavoro da capo. Lo dico per vendergli una chiavetta in più? No, glielo dico nel suo interesse e io intanto gli vendo una chiavetta in più, ok? Quindi questo è tutto per fare esempi, però mi raccomando, mi dice Annalisa, empatia assolutamente e etica. Sempre, mettetevi nei panni dell'altra persona, perché quando io sono convinto che chi vende matrimoni nel 90% dei casi vuole dargli un prodotto figo perché nella sua testa c'è il fatto che cazzo, ma te domani questo album lo guarderà tuo figlio, tuo nipote, e quindi glielo dice con questo. Il problema è che se noi entriamo subito dandogli il prodotto non arriva quel tipo di pensiero lì, se io non gli ho fatto fare il percorso sulle montagne russe al cliente, ok? Se non ce lo porto a ragionare su questo. Cioè la persona si deve emozionare quando gli vendo la roba. Sì, qui abbiamo la Lucia che si emoziona lei. Sì, sì, ma la Roberta, quando, immaginate quando portano le foto dei cani che sono morti. La Roberta. Cioè, vabbè. Vabbè. Allora. Bene. Quindi, a quel punto cosa si fa? Ah no, si va avanti? Sì. Sì, no, volevo dire una cosa, ma mi è scappata e adesso quando torna. Ritorna ve la dirò. Va bene. Le parole servono a stimolare azioni. Allora io non lo so se quelli che hanno fatto questo succo lo hanno fatto perché ci ho ragionato adesso mentre facevo la diretta, ma pensate anche a raccontare la storia, no? Ve lo posso leggere mentre a te ti torna l'idea, Annalisa? Sì, mi sa che allora, le arance del signor Capiluppi, c'è scritto, no? Noi di Innocent, che è l'azienda, siamo stati cresciuti come si deve, facciamo pochissimi dispetti. Forse solo quella volta abbiamo preso in prestito, tra virgolette, quelle arance rosse del giardino del signor Codaluppi. Beh, non dite che non avete mai fatto un piccolo dispetto nella vostra vita. Ora però siamo cresciuti, abbiamo abbandonato il giardino del signor Capiluppi, adesso cerchiamo altrove le nostre arance succose da spremere in questo succo di frutta per far contenti tutti, soprattutto il signor Capiluppi. Cioè, è fighissima sta roba qua. Questo, no? È una stupidaggine. Poi uno dice, fammi vedere perché a me piace guardare gli ingredienti e ci sono tutti gli ingredienti naturali, no? Dopo, io non lo so se ci sono delle cose che sono state fatte di proposito per far sì che uno va là e magari quando è là, che cacchio ne so, c'hanno l'azienda e ti vendono un tir di questi. Però a me mi viene voglia di andare a visitare un'azienda così. Che c'è scritto? Questo frutto è frutto di vitamina B, no, dov'è l'altro? Perché sono tutte fighissime. Ti va di fare due chiacchiere anche a noi? Passa a trovarci. Cioè, noi siamo qui a Bastione per Milano, troppo lontano? Allora chiamaci al Banana Phone. Cioè, per dire, no? Per creare empatia, con un'etichetta. Perché? Perché probabilmente da una statistica oggi le persone leggono molto più le etichette. Vi leggo l'ultimo che mi ha fatto un sacco ridere. Questo succo di frutta è fonte di vitamina C, la vitamina C contribuisce alla normale funzione, vantaggi, consumano nell'ambito di una stile di vita salutare e di una dieta varia ed equilibrata. PS, mangiate i broccoli, che non c'entra nulla, però tutti dicono i broccoli vanno bene, allora mangiate anche. Cioè, sono fortissimi questi qua, con una stupidaggine, no? E poi c'è scritto, la bottiglia è fatta al 50% di plastica riciclata, abbi cura di riciclarla con il suo tappo. Ricordati di bere prima quello che c'è dentro. Cioè, sono dei cazzo di geni, no? Perché ti portano a dire forte sta azienda? Con delle battute io compro, perché mi piacciono loro. Cioè, qui mi hanno trasmesso chi sono loro.
Poi sarà vero, non sarà vero? Non lo so, però intanto la Roby fa, mi piace questa azienda, vedete, poi c'è l'arancia con l'aureola sopra, allora si chiamano Innocent, no? Cioè, marketing, vero, però è anche vendita questo, perché io magari lo ricompro, è pure buono. Okay, l'ho fatta sì, anche lo e comunque mi oso dire... Messaggio promozionale, scrivilo sotto. Oso dire che se tu metti sull'etichetta questi contenuti, quindi queste parole, se tu metti questo messaggio sul mercato, dentro l'azienda, qualcuno che lo pensa, cioè c'è. Per forza, c'è. Perché se no, se sei un'azienda piena di musoni e non ne scrivano non queste robe qui, cioè, non gli può venire in mente quella roba lì. Quella roba lì viene in mente a persone che sono entusiaste o comunque smart, creative, fanno le cose un pochino fuori dalle righe e gli va bene così. Cioè, quindi... È vero che può essere marketing, può essere tecnica, ma io ci sono, ho clienti che sono talmente seri e sobri che non scriverebbero mai quella roba, mai. Quindi vuol dire, quindi a volte si riesce a, e questo è per tornare alle vostre skills di vendita, come vi presentate, questo forse è più marketing che vendita. Vabbè, però. Però sono collegate. Dovete scegliere il linguaggio che vi rappresenta. Poi ad alcuni si innamoreranno e alcuni no. Ora, in un negozio dovete un attimino essere un po' camaleontici, ok? Ma quando fate cose più particolari, quindi per esempio la Sara che è una consulente, non mi ricordo, Sara, perdonami la dicitura tecnica specifica, però lei si occupa di... Personal assistant, no, qualcosa del genere. Ha qualcosa a che fare con efficientamento degli spazi e organizzazione personale, però non mi ricordo esattamente il titolo, Sara, perdonami. Quindi quando lei va a far percepire il suo valore, non solo deve essere molto brava in approccio, indagine, stimolazione, ma poi deve trovare proprio un modo di parlare di sé, e lei l'ha trovato, andate a vedere la sua pagina, il suo profilo, cioè lei l'ha trovato, perché lei è così, cioè lei ha trovato la chiave, quello che viene fuori dai suoi social, da come lei parla, da come lei si presenta, sarà così, proprio autentica, al massimo. Quindi tutti noi dobbiamo trovare un po' il nostro filone. Yes. Che sia in negozio dobbiamo essere un po' camaleontici, perché non è che se uno entra e a noi non è proprio in risonanza con noi, lo mandiamo via. No, negozio, infatti il commesso dovrebbe essere il camaleonte per eccellenza. Poi sappiamo tutti, basta andare fuori e capiamo che non è così, perché non sanno selezionare e non sanno formare camaleonti. Ma il titolare di un negozio è molto camaleontico, perché ha imparato che per vivere bisogna vendere a tutti e quindi devo andare d'accordo con tutti. Ma online, quindi su un sito, faccio dei video, faccio delle stories, lì dovete venire fuori voi, la vostra personalità autentica, perché quello deve fare da faro per attirare persone che amano questa cosa qui. E Alessio, che molti di voi conoscete, è una delle persone più genuine e autentiche che io conosca, molto più di me. Cioè io sono entrata... se voi andate a rivedere, forse non ci sono nemmeno più ormai, però all'inizio della mia presenza online, quindi 2015 mi sembra, io non ero ancora sicura di come mi volevo mettere sul mercato, e quindi ho provato uno stile, poi ho provato un altro stile, poi ho detto no, a me questi stili non mi piacciono, perché poi io dietro le quinte sono un maschiaccio cavernicolo e quindi deve venire fuori quello, o piaccio o non piaccio, vaffanculo, pace. Però ci sono riuscita nel tempo, quindi è anche uno sperimentare per trovare la propria linea di comunicazione, il proprio storytelling, quanta storia vuoi raccontare di te, ok? Ci si arriva per gradi, bene. Poi chi è che si sta commuovendo? Ah, la Sarina. Cara. Ah, vedi, professional organizer. Sarina, ti abbiamo fatto una super promo oggi. Sara Bettella, professional organizer. Vedi, mi ricordavo c'era organizzazione a che fare con questo. Sarina è meravigliosa, andatevela a vedere. E se vi può aiutare, una persona estremamente onesta e etica. Proprio ci mettiamo le mani sul fuoco. Allora, io andrei in chiusura su questa diretta dicendo che l'ultimo passo, ma è quello più irrilevante di tutti, è la chiusura.
perché se voi avete lavorato bene, la signora, la mamma del laureante, si prende il vestito e la mamma del neonato si prende il newborn, o magari si prende prima il maternity con la pancia e prenota già il newborn per quando nasce il newborn. Cioè, se seguite bene, poi la chiusura è la parte più facile. La parte più difficile, ma la faremo in un altro live, perché oggi è finito il tempo. Sta già imparando l'analisa, vedi? Maternity, poi prende anche newborn. È già entrata nel mood, Io entro ragazzi. nel mondo, ragazzi, ma io vado dai bulloni alle Agli scarpe, apparecchi. alle apparecchi, cioè io ho capito, basta che entro un attimo nel mood e poi lo faccio mio. L'ultima parte che da trattare in una diretta sono le In obiezioni. una vendita anche, magari, più che in una diretta, vai. In una vendita sono le obiezioni. Come si gestiscono le obiezioni? E parliamo la prossima volta. Ne parliamo non lunedì prossimo, perché lunedì prossimo Alessio e Nicola parleranno delle liste, come si fanno le liste. The boss. The boss, abbiamo The Boss e quell'altro boss, tutti e due fissati con le liste. Comunque, una cosa voglio dire, riagganciandosi al discorso che abbiamo fatto, al discorso, a quello che abbiamo detto all'inizio della diretta l'altra volta. Vendere senza vendere. Eh sì, Ed è questo, certo. noi siamo arrivati qua adesso, la persona deve comprare. Che gli vuoi far vedere? Gli Certo. fai vedere, guarda, c'è questo, questo e questo, sono tutti belli. Questo è così, questo è colà, questo è colà. Gli spiego tecnicamente le differenze e gli dico, guarda, secondo me il tuo prodotto giusto potrebbe essere uno di questi due. Se proprio vuoi fare una roba unica e ripetibile, fai questo perché non te ne penti, perché andremo, bah, bah, e rafforzi la scelta facendogli percepire che è la scelta giusta per loro. Per arrivare al punto in cui tu sei contento e lui è contento e gli fai la promessa, dici: vedrai che sarai super emozionata quando bla bla bla, e gli fai vivere il momento. Bene, questa è la penna. Firmiamo contratto, andiamo avanti e andiamo a prenderci un caffè. Esatto. Allora, una ultimissima cosa, poi vi salutiamo. Nella vostra testa, il verbo vendere si deve tradurre sempre più automaticamente nel aiutare. Quando voi percepite che vendete un qualcosa, proponete una soluzione perché nel cuore, nella pancia volete aiutare, non state più vendendo. Non state più vendendo, state aiutando, state guidando una persona verso la soluzione migliore per lei, nel vostro campo. Nel vostro campo siete voi gli esperti, non è questa persona. Quindi vendere vuol dire aiutare, quando è fatto come lo facciamo noi, cioè mettendo il cliente al centro. Va bene, allora lunedì prossimo le mitiche liste con i due boss di Big Business e poi lunedì dopo faremo invece gestione delle obiezioni. Avanti. Sì, Ci vediamo con i fotografi stasera. stasera ci Ta-da-da. vediamo Oh, con i ragazzi, fotografi. oggi è il 21 giugno, solstizio d'estate. Si nasce, si inizia. Non è un caso che stasera si parte con questi webinar perché c'è la nascita stasera. No, Coraggio. fantastico. Va bene, ragazzi, grazie. Ci vediamo stasera con i fotografi. Un bacione. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.